Dio della speranza, che ci riempie di gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che mi conduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina il popolo, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi al nostro fratello Nicolino, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di me. Egli è Dio, e vivere nella contenta e volontà dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio? Noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto, contemplare ciò che manca alla vostra fede. Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signore nostro Gesù, guidare il nostro cammino verso voi. Signore, vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore tra voi e verso tutti, come sovrabbonda il vostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i suoi santi. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figlio dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando, abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Saziaci al mattino col tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Saziaci. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salva per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salva. Signore,
anche il figlio di tutti, perché nell'ora che voi immaginate viene il figlio dell'uomo. Ragione in sé, certo, è una realtà, la morte,
tentazione e un silenzio che si fa ascoltare. Siamo chiamati ad ascoltare, o chi possiamo ascoltare dinanzi a queste lamento, la ribellione, l'incredulità, la costernazione dei familiari, ma c'è qualcos'altro da ascoltare, o qualcun altro da ascoltare. Il Signore che ha una parola da ascoltare. E non è una parola detta, è un'esperienza vissuta da lui direttamente. Da molti lo sappiamo, non appartiene a Dio, non sarebbe Dio se conoscesse la morte. Eppure Dio che ha fatto, l'ha voluta condividere con me. Il suo figlio Gesù, fatto uomo, è morto. Molto giovane, nell'ignominia, nel modo più scandaloso e assurdo, senza diritti, senza cittadinanza, che la morte per crocifissione era per gli schiavi. Ecco, Dio si è fatto schiavo fino alla morte e alla morte di croce. Questa è una verità, è la verità della nostra fede. E questo perché? Perché ci ama. E in questa morte ha detto la misura del suo amore. Dio ha amato tanto il mondo da mandare il suo figlio per noi. E questo figlio ha dato la sua vita. Questo è l'annuncio della fede cristiana. Allora Dio non è distratto, Dio è partecipe. Vedete, la morte è un evento che non si può condividere, ognuno la sua, ed è vissuto nella solitudine più estrema. Io mi ho fatto così una sensazione di vita quando mi è capitato di assistere alla morte. Così, nel momento della morte di mia mamma, che io non potevo vedere, lei non potevo essere partecipe. Però Gesù, ognuno di noi, mia madre, non è morto solo, perché Gesù era con noi. Nessun altro lo poteva fare questo, lo può fare solo Dio, in Gesù Cristo, condivide la nostra morte. Perché la condivide? Certo per compassione, ma sarebbe poca cosa questa compassione di Dio. Se alla morte, come abbiamo pregato Gesù, come abbiamo pregato all'inizio della celebrazione, della bandiera della colletta, dalla morte di Gesù non avesse fatto seguito la sua risurrezione. Condivisa la nostra morte perché noi avessimo la sua morte, la sua morte. Questa è la certezza della fede. Una fede che professiamo tutte le volte quando ci ritroviamo insieme, no? Credo la risurrezione dei morti, la vita eterna. Credo che non siamo nati per non per morire, siamo nati per vivere. E vivere per sempre e vivere in pienezza, non nell'oblio, non nell'oblio, ma nella pienezza. Perciò la vita non finisce, ma si compie. E allora non conta la morte, quindi anche non conta gli anni, i giorni. Purtroppo si muore a tutte le età. Proprio qualche giorno fa ho incontrato una mamma che ha voluto tutti i costi portare a termine la sua gravidanza. È nato questo bambino dopo due anni.
il suo onore, la sua sofferenza, comunque quella del tuo marito, ecco, adesso ho piena, compiuta quella volontà. Infatti il salmo che abbiamo pregato, dice no, un giorno è come mille anni sono come la verità. Per Dio il tempo è con misura nostra, non esiste. In Dio esiste per sempre l'eternità. E lì un attimo è tutto. Un attimo è tutto. Ecco, allora se vogliamo chiedere qualcosa al Signore, dopo aver ascoltato questa verità della fede, che è più vera della nostra percezione, è più vera la realtà della risurrezione, della vita eterna, nella quale è entrato questo nostro fratello lì, è quello che percepiamo, una bara che verrà tumulata. È più vera quella, non è, quella è apparenza, lo vediamo, ma quello che è oltre c'è e ci sarà per sempre. Ci sarà per sempre. Ecco, innanzi a questo dobbiamo chiedere proprio quello che dice il salmista in questo salmo che abbiamo pregato. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore sacro. La consapevolezza della morte, che fa parte della nostra esistenza, ci porta ad accostare la vita in un altro modo, in un modo saggio, sapiente. E che cosa consiste questa sapienza di cui parla il Salmista? Ma ce lo spiega proprio il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Grazie alla consapevolezza della morte, a imparare a contare i nostri giorni, noi capiamo, comprendiamo il valore di ogni parola che diciamo, di ogni gesto che vediamo, di ogni situazione nella quale ci troviamo. È un valore eterno se vissuto nell'amore. Niente si spreca nella nostra vita se abbiamo la consapevolezza, abbiamo imparato a contare il nostro giorno. Perché quel contare i nostri giorni ci fissa nell'essenziale, in un presente che si realizza e si copre in un momento presente della nostra vita, solo se vissuto nell'amore, solo se vissuto nel servizio. Proprio prima della messa mi raccontava proprio che il cappellano, così per esempio, mi sa che di volte potrebbero raccontarne tanti altri, no? Mi raccontava che il cappellano di Palma ha telefonato, la telefonata che ha avuto con lui, mi raccontava, dice, qualche giorno fa ho espresso una situazione di emergenza che c'era nella cappellina, mia, non ho terminato di dirgli, ero che subito ho mandato la squadra per risolvere il problema di combinazione. È così. E questo è l'atteggiamento della vigilanza, del non perdere il tempo, di non lasciarlo trascorrere o di non aspettare il tempo che verrà, ma quello di viverlo adesso pienamente nell'amore. Questo dà senso alla vita e questo rende piena la vita. Madre Teresa ci conferma questo quando dice: nulla è piccolo di ciò che è fatto per amore. La nostra vita, il tempo che abbiamo, non sappiamo quanto lungo, quanto breve, se è vissuto nell'amore per sempre, e resta, nessuno ce lo può, grazie. Perché Dio ne è custode, perché Dio che è amore, eternizza, se così si può dire, ogni istante della nostra vita, se è vissuta nell'amore. E questo, allora, la parola di Dio ci dona questa prospettiva, non ci consola, certo, non ci dà ragione di questa morte, che resta un assurdo, un mistero, ma ci fa cogliere il senso della vita.
esiste per amore e nell'amore ogni giorno, non ogni giorno, ogni attimo, si impara che anche la morte è un atto d'amore, è un dono di sé, è un ridare la vita a chi gliela dà, a chi che ce l'ha lasciata, non ce la siamo dati. E Dio che fa? L'accoglie, la conserva e la realizza. La realizza, la porta a compimento. È una vita piena, quella verso la quale noi siamo incamminati e nella quale oggi contempliamo il nostro fratello. Lo accompagniamo con la preghiera e soprattutto con l'offerta del nostro soggetto, del nostro dolore, della nostra sofferenza. Ecco, mai per la sua pienezza, per la pienezza della sua vita, che è stata di servizio, diciamo così, di servizio, valorizzando le proprie qualità, le proprie risorse, anche realizzando i propri desideri, ma sempre nel bene, sempre un di più. Non si è accontentato di essere una guardia, non si è accontentato a studiare, ecco, si è migliorato, ma questo per un servizio, per un servizio. E servendo si realizza anche se stessi e si è più contento. E questo servizio lo ha riversato anche nel sociale, nel suo impegno politico, nel suo interessarsi degli altri. E allora sì, questa luce possiamo ringraziare Dio per questo nostro fratello, ringraziarlo e imparare da questa circostanza dolorosa e drammatica qualcosa che riguarda la nostra vita. Ecco, imparare anche a raccontare questo gioco per acquisire la sapienza del cuore che ci porta a fare ogni attimo un'occasione per amare, per servire chi ci sta dicendo. Fratelli e sorelle, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte, in fondo, in noi, la beata speranza della risurrezione. Preghiamo. Signore, per noi
vita e morte, siamo tuoi. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Vittorino insieme ai santi nella gioia del corpo. Per Cristo nostro Signore. Nella potenza dello Spirito Santo,
fai vivere il sacrificio dell'universo e continua a radunare intorno a te il popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo per te. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte, come ti fa tradito presso il Padre, ti rese grazie con le preghiere di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato così il calice, che mi grazie per la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione del peccato. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione della luce del tuo figlio, della sua miracolosa risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, nel momento di grazia, questo sacrificio tuo e santo. Guarda con amore, conosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima morata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te la vita, che possiamo tenere le tue promesse con i tuoi letti, tra Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, e santi apostoli, i numerosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricordati del nostro fratello Nicolino che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.
apostoli, vi lascio la pace, il cuore della pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore scappiate il segno di pace.
ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatica nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Nicolino giunga al convito eterno di Cristo e gli interregna nei secoli dei secoli. Stiamo per compiere, fratelli e sorelle, il rito cristiano della sepoltura, affidando alla terra il corpo mortale del nostro fratello Nicolino. Supplichiamo con fede Dio, con il nostro Padre, nel quale ogni essere vive, perché non risuscita e accorta la sua anima nella comunione dei santi e di coloro che lo hanno sentito fedele. Nel giudizio Dio gli apre le braccia della sua misericordia, perché redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre, recato sulle spalle dal buon pastore, il nostro fratello Nicolino partecipa con l'Eterno Re alla gloria perenne e goda della compagnia dei santi. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Eterno riposo la donna di Dio, Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Nelle tue mani, Padre, che è tremendissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Nicolino, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgeranno tutti i morti. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che gli hai donato al tuo servo in questa vita, sempre della tua bontà verso di noi e della comunione dei Santi di Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso. Noi che ne siamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti uniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Nicolino, per Cristo nostro Signore. Consegnando a lui diversi parenti, e lui è stato virtuoso nell'interesse.
pensavano c'era quella di essere un eccellente oratore, e questo lo rendeva doloroso il confronto con il popolo. Sapeva mostrarsi velocemente come dietro un aggettivo ci fosse un intero mondo di criminalizzare la libertà. Con lui capì che non esiste artista senza superficie. Ricordo quando all'inizio della consigliatura ha preso per mano me, la donna e il Fazio, e ci ha insegnato come funzionava la macchina della politica, sempre nel rispetto delle nostre posizioni, senza mai stancarsi di spiegarci fino al punto di consentirci di camminare da soli. Aveva la capacità di imbastire un discorso partendo dal nulla, anche se poi per niente era fatto di esperienza e di cultura. Quando io e i colleghi chiedevamo se avrebbe fatto un intervento su un argomento durante il giorno in consiglio, lui ci rispondeva quasi sempre: ora vediamo. E poi effettivamente lo vedevamo prendere appunti, scrivere, alzare la mano e cominciare a parlare. Le sue linee migliori, quelle da applauso per intenderci, applauso che sarà consigliare non si può fare, ma che Nick ha ricevuto diverse volte, li ascoltavamo quando lo facevano arrabbiare, soprattutto i consiglieri di maggioranza. Diciamo la tutta, colleghi che lui rispettava a prescindere dal colore politico. In questi due giorni il mio cuore è ingessato. Mi sono messa in ascolto e ho compreso che per l'ultima volta doveva essere l'arte oratoria di Nick la protagonista. Per questo metto a disposizione la mia voce per un suo ultimo saluto, alla sua maniera e con un suo scritto. C'è chi sviluppa le spine e chi ha assoluta soddisfazione. Un partito non vale una vita. Anni trascorsi a combattere l'indifferenza politica, a urlare con il pochino una mano e non volere il bene dei cittadini, anni a discutere, interpretare e capire i bisogni delle persone, denunce a un caso, pagate con i miei soldi, battaglie con il nostro tomato comune, per l'acqua marrone del mare interno, per l'immondizia occulta e per l'immondismo di chi governava, delusioni, umiliazioni, sconfitte. Ma anche giorni, sì, la felicità di vedere al governo un giovane o un sindaco amico. Felicità per qualcosa di nuovo, per risultati elettorali fantastici. Poi, dare il Stato. Tutto diventa lontano, scuro, quasi surreale. Hai un ministro, ma non ci puoi parlare. Hai il sottosegretario, ma non riesco a dare l'altro più. Hai i consiglieri regionali, ma non puoi vedere. Il silenzio ti fa un uomo. Cerchi di dire loro che la barca può schiantarsi. Ma nulla, la faccia va a saltare verso un vuoto assoluto, e poi ti colpiscono alla schiena, come tutto con Cesare, ti distruggono i sogni e le speranze, ma tu continui a rispettare non loro, ma il tuo sogno. Però quando capisci che la misura è colpa, prendi una decisione forte, pesante e grave. Qualcuno direbbe, lascia perdere, non ti importa, hai una vita, un lavoro. No, la dignità non si calpesta, l'anima non si tocca. Così, tutto quello che hai fatto in 12 anni guarisce, e sapete perché? Perché le persone, non tutte, sono irriconoscenti, che misurano la realtà, la serietà, l'attaccamento e la loro per gli ultimi 5 minuti della tua vita. Però, e della vita di segnale, ognuno di noi vive una volta sola, e senza coraggio, senza libertà, non ha mai vissuto. Continuerò ad essere me stesso, e mai sarò dalla parte dei più forti. Nicolino Di Michele, dal suo profilo Facebook del 4 luglio 2023. Concludo. C'è una preghiera che dice a Sant'Agostino, ma che in realtà pare sia stata composta da un canonico della cattedrale di San Pollo, tale Scott Holland, intitolata La morte non è nulla. Questa preghiera voglia dedicare alla sua famiglia. Gli amici abbiamo bene e gli abbiamo tutti. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte. E come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre gli occhi, tu sei sempre qui. Quello che eravamo prima, l'uno per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo che cosa mi hai sempre usato. Non cambiare con la voce, non assumere un'aria solenne e triste. Continua a vivere di quello che ci faceva vivere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami, il mio nome è
sia sempre la parola familiare di prima. Pronunciala senza la minima traccia d'auto alla tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e della tua mente? Solo perché sono fuori dalla tua vista? Non solo lontano, sono dall'altra parte, proprio decolando. Rassicurati, va tutto bene. Ti troverai il mio cuore e ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere se non ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Suo viaggio, Nick, noi li prenderemo per te. Tu ricordati di pregare per noi, ti avevo bisogno. Quando l'istituzione di crisi, il primo sintomo è la fuga dalla responsabilità. Nessuno si prende l'onere del comando. Ebbene, il commissario di Michele non si è mai sottratto alle sue responsabilità. Ha svolto egregiamente le funzioni di comandante del reparto quando era ispettore presso la casa circondariale di Lecco. E quando è stato promosso, praticamente sul campo, commissario, è stato assegnato agli istituti penitenziari di Parma quale coordinatore del nucleo per le azioni di addolamento. Ma anche in questa circostanza il suo senso del potere, la sua disponibilità e le sue capacità, quando c'è stato bisogno, hanno prevalso. Ed è morto con gli alamani del comando cuciti sulla pelle. Spetta ora a tutti noi essere responsabili e conservare come fiamma viva l'eredità del comandante Michele Nicolino, affinché le istituzioni, alle quali tanta parte del suo tempo e delle sue energie egli ha donato, possano ancora annoverare uomini e donne capaci di migliorarle ed essere sempre a tutti. Per questo, a nome della Polizia Penitenziaria e di tutte le altre aree del mondo penitenziario, esprimo le più sentite condoglianze alla moglie, all'amato figlio e a tutti i familiari. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.